cosa ne pensi del matrimonio omosessuale? Ma io credo di averlo già detto molte volte. Io penso che non sono una persona favorevolissima al matrimonio in quanto tale, però penso che ogni persona e ogni coppia abbia diritto, che sia eterosessuale o omosessuale, abbia diritto a fare la propria scelta matrimoniale o no. Ho già detto più volte che secondo me la nostra Costituzione non vieta il matrimonio omosessuale, che quindi noi potremmo regolamentarlo. E quindi, in sintesi, io sarei favorevole ad introdurlo. Bene. Nel nostro partito, nel Partito Democratico, le opinioni, a parte essere leggermente informi dalle tue, ma secondo me non riescono a superare un ostacolo, che è quello di pronunciare la parola. Non dico di inserirlo nel proprio, ma neanche di pronunciare l'espressione matrimonio omosessuale. Da dove arriva, secondo te, questa difficoltà anche solo a pronunciare l'espressione? A partire dal segretario Bersani. Sì, certo, c'è la paura di posizioni che nel partito, come noto, sono divergenti. Io credo però che anche quando ci sono posizioni divergenti si deve avere il coraggio di esprimere le proprie. Si trovano degli accordi se si parte da delle posizioni chiare. Io ho il difetto di essere chiara, ma credo sia anche un pregio, non ho nessuna difficoltà a pronunciare la parola matrimonio omosessuale. Naturalmente ritengo che noi abbiamo bisogno anche di una regolamentazione delle coppie di fatto, perché ci sono coppie di fatto eterosessuali che non possono, non vogliono sposarsi. Credo che ci sarebbero anche coppie omosessuali che scelgono di non sposarsi ma di avere un rapporto diverso, e quindi penso che il regime matrimoniale debba essere esteso anche a coppie omosessuali e che poi occorra una definizione chiara delle coppie di fatto per l'aspetto dei diritti e per, diciamo, le garanzie in tutte quelle situazioni in cui in una coppia c'è bisogno di poter avere cura dell'altro, avere un qualche titolo a prendersi cura dell'altro, ad esempio, se poi le ragioni, come noto, sono molte. L'ultima domanda è questa: io sono convinto che la questione dei matrimoni omosessuali non diventerà una questione importante, una questione da programma, fino a che non sarà una battaglia condivisa anche dagli eterosessuali del PD. Che cosa possono fare, che cosa puoi fare tu? In che cosa vuoi impegnarti tu, per esempio, visto che sei convinta che sul principio del matrimonio, dell'introduzione del matrimonio egualitario, su cosa ti vuoi impegnare, su cosa chiedi l'impegno di quanti come te pensano che il matrimonio omosessuale sia un diritto e che quindi deve essere inserito nel programma? Io, come sai, mi sono sempre impegnata, infatti mi sono anche attirata molte ire. Il primo impegno è quello, ricordavi, di dirlo chiaramente, cioè di pronunciare la parola matrimonio anche per gli omosessuali. Il secondo è quello, io credo, di un chiarimento costituzionale. Noi dobbiamo arrivare a un chiarimento costituzionale, perché secondo me la nostra Costituzione lo consente, e occorre trovare, diciamo, l'aggancio per verificare questa mia convinzione. Non c'è, credo, altro modo, perché qui stiamo parlando di diritti e quindi di questioni oltre che riconosciute sul piano giuridico, devono essere riconosciute sul piano della coscienza, no? Cioè uno deve essere d'accordo, non solo accettare o torto collo di votare, ad esempio, ma deve condividere l'opinione. E quindi credo che non esista altro modo che quello di parlarci con chiarezza e anche di dimostrare che si può essere credenti, accettare il fatto che la Chiesa ha opinioni diverse, ma riconoscere il diritto di chi o credente non è o ritiene che su questo si possa comunque non seguire il dettame della Chiesa. Uno può essere credente e non seguire il dettame della Chiesa, no? Non è obbligatorio comunque. Ultimissima domanda. Nessuno dei due candidati principali, oggi c'è una terza candidata, ma nessuno dei due candidati principali ha parlato di matrimonio omosessuale. Stanno parlando entrambi in maniera molto generica di unioni civili. Noi pensiamo che o c'è matrimonio oppure non c'è niente, nel senso che
il voto alle donne, il voto, il matrimonio e qualcos'altro per chi non Bersani, lo vuole. No, certo, però come per noi. No, però adesso questa è la campagna sul matrimonio omosessuale. Bersani ci ha detto fate come le donne, ma le donne non è stato dato il voto prima alle amministrative e poi alle politiche, è stato dato il voto nel 46 su tutte le fate le come elezioni. Donne nel senso per sì grandi. Pezzo per pezzo però il voto esatto però il voto alle donne è stato dato tutti insieme non sì, pezzo sì. A me risulta così ecco secondo te è una posizione sbagliata quella di dire no grazie alle unioni civili no grazie al a qualcosa che secondo noi la comunità non considera un pieno riconoscimento dal punto di vista di uguaglianza davanti alla legge? No, secondo me voi avete assolutamente ragione, o diciamo noi, perché io sono della stessa opinione, a non accettare un compromesso, il che non significa che poi non possa anche interessarvi quello strumento, no? Ma che quello strumento, che comunque dovrà essere inserito nell'ordinamento anche per le coppie eterosessuali che non vogliono sposarsi, è uno strumento aggiuntivo del, diciamo nel panorama degli strumenti di regolamentazione delle coppie e voi avete diritto a fare una battaglia per avere un riconoscimento che equipara le coppie omosessuali alle coppie eterosessuali. Questo vuol dire che tutti gli strumenti che man mano si mettono a disposizione delle coppie devono valere per i due tipi di coppie, i diversi tipi di coppie. Certo. Questo secondo me è il punto e quindi è giusto non, come dire, non accontentarsi, anche perché se si comincia una battaglia accontentandosi poi si perde.